Oggi siamo con Fabio Cassieri, Director Market Innovation Unit di Xprivia. Perché parliamo di cyber security? La digitalizzazione negli ultimi anni ha interessato tutto il mercato in modo pervasivo, ma in particolare quello delle energy utility, anche a causa della migrazione verso sorgenti di energie rinnovabili e la loro crescita a cui stiamo assistendo da tempo. Giorno dopo giorno, tali sorgenti hanno iniziato ad assumere un ruolo strategico per la resilienza nazionale e di conseguenza un ampio target di hackers hanno posto i loro obiettivi politici ed economici su questo tipo di target. Infatti, a dispetto della loro importanza strategica, queste centrali per la generazione di energie rinnovabili sono dislocate in aree isolate, con diversi attori che sono coinvolti nella supply chain, dall'acquisto dell'energia alla gestione e manutenzione della centrale, fino ad arrivare ai proprietari stessi delle centrali. A questa va aggiunta la complessità delle reti delle distributed energy sources, pertanto distribuzione, interconnessione, digitalizzazione e criticità del servizio creano un perimetro da difendere estremamente vasto e difficile e quindi appetibile da malintenzionati sotto qualunque forma. Domenico Raguseo, Head of Cyber Security di Xprivia. Che tipo di investimenti fare per ridurre il rischio di un incidente? Esiste una grande sproporzione tra chi attacca e chi difende, per cui è assolutamente necessario fare investimenti corretti per rendere più sicuri i sistemi. Il rischio di spendere tanti soldi senza portare vantaggi è sempre dietro l'angolo. Per poterlo fare è necessario fare delle simulazioni. Per poter fare delle simulazioni è necessario conoscere i processi di business, conoscere molto molto bene i protocolli utilizzati all'interno dell'industria. Inoltre, a dispetto della enorme complessità, della vastità del perimetro, è assolutamente importante aumentare la visibilità sui sistemi e sulle reti utilizzate nei sistemi industriali.